Carissimi amici, ben ritrovati a questa nuova puntata di Iniezioni di Cultura ai tempi del coronavirus. 21 di marzo. Tradizionalmente il primo giorno di primavera, i campi fioriscono, le giornate si allungano, inizia a essere caldo e tutta la natura risorge. Anche a noi, in effetti, ben voglia di risorgere in questo periodo e di uscire all'aria aperta e godere di tutto questo. Ma, ahimè, lo sappiamo. Non possiamo, dobbiamo rimanere a casa. Possiamo goderci la natura semplicemente guardandola dalla nostra finestra o uscendo sul nostro balcone. Facciamo così allora. Proviamo a chiudere la tenda e a non guardare fuori. Proviamo per un attimo a cercare se c'è un altro tipo di rinascita di cui possiamo parlare oggi. Pochi giorni fa abbiamo festeggiato l'Unità d'Italia, che si inserisce in quel periodo di tempo di fine Ottocento che noi tutti riconosciamo e chiamiamo Risorgimento. Il Risorgimento ha visto nascere diversi moti rivoluzionari, diverse insurrezioni in Europa come in Italia, in Italia in particolare. E molto spesso queste rivolte hanno dato vita a degli scontri veramente cruenti. Ancora oggi si sente dire ogni tanto un anziano che dice: è successo un 48, che letteralmente significa è successo un disastro. Questo proprio perché i moti del 48 sono rimasti vividi nelle menti di tutti gli europei e anche degli italiani. Ci sono, però, degli scontri violenti che hanno coinvolto parti della penisola, alcuni più violenti di altri, e che sono scoppiati proprio qui, in Emilia-Romagna. Sicuramente sono meno noti, però vale la pena di raccontarli. Siamo nel 1830. Il patriota Ciro Menotti, capo della carboneria di Modena, decide di dare origine a delle insurrezioni e intreccia anche dei rapporti con il duca Francesco IV. Il duca però si tira indietro e il 3 febbraio del 1831 fa arrestare Menotti. Scoppia la rivolta. Il 5 febbraio le città di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì decidono di insorgere, di ribellarsi al potere dello Stato Pontificio, e pian piano l'insurrezione inizia ad allargarsi anche nelle Marche e in Umbria. La risposta degli austriaci, come potete immaginare, non si fece attendere. Così il 25 febbraio l'esercito imperiale scende, oltrepassa il Po e riconquista una per una tutte le città che si erano insorte, fino ad arrivare allo scontro finale, combattuto proprio a Rimini, nella cosiddetta Battaglia delle Celle, il 25 marzo del 1831. I moti falliscono, e però tutto ciò diede una speranza ai patrioti italiani, perché era la prima volta che ad affrontare l'impero era un esercito formato da soli italiani, senza nessun aiuto straniero. E in particolare c'è una persona, il generale che guidò questo esercito, Carlo Zucchi, li ricorda nelle sue memorie con speranza, descrivendoli come giovani soldati non usi alla guerra. Però il nostro problema rimane. Dov'è qui la rinascita? O meglio, dov'è per noi la rinascita? Dov'è il nostro risorgimento? Dov'è la nostra primavera? Purtroppo non lo sappiamo. E questa storia non è che ci aiuti un granché a comprendere. Non fraintendetemi, è giusto che il passato dialoghi col presente, ma è anche giusto che stia dov'è, in pace. I nostri tempi sono diversi, i nostri problemi sono diversi, noi stessi siamo diversi. Quello che ci accomuna di più è con questi patrioti del risorgimento italiano, probabilmente, e che forse è anche più interessante da ricordare di questa storia che vi abbiamo raccontato, è che anche molti di noi sono giovani, non usi alla guerra. Forse vale la pena paragonarsi in questo senso qua. Anche loro, come noi, erano giovani. Anche loro, come noi, sognavano di lasciare un mondo migliore di come lo avevano trovato. Anche loro, a modo loro, volevano essere protagonisti del loro tempo. E anche loro, soprattutto, combattevano una battaglia per cui non erano preparati. Il nostro nemico, invisibile,
con cui abbiamo a che fare oggi non ha un colore politico, non ha un'ideologia, non combatte per un confine, né per mantenere un certo ordine, né per sovvertirlo. Non guarda in faccia nessuno. Quindi, noi cosa possiamo fare? Vale la pena restare a casa? Pensateci. Nel frattempo, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo domani per un'altra iniezione di cultura.